Ragazzi, oggi primo vero giorno di preparazione. Primo vero campionato oggi, guardate dove siamo. Onda lunga. Onda lunga come potete vedere. Acqua molto torbida. C'è stato il marone ieri. Qui siamo a Trapani. 2017, oggi è il 3 settembre. 3 settembre. Confermo. Confermo. E noi usciamo, eh? Non lo so. Andiamo dove? Ragazzi, oggi secondo giorno di preparazione, l'atleta Tortorella si sta preparando. Esercizi. Esercizi per andare a guardare il mare. Guardate il mare. Oggi è bello calmo. Gente già esce, noi andiamo a fare colazione. Sì. Maestro, qual è la allora, ci siamo il programma di oggi? Alle 5. Per andare a mare alle 8:30. È un buon ritmo. Un buon ritmo. Comunque speriamo di trovare qualche cosa, perché fino adesso abbiamo trovato solamente dei dentici. Ci servono a niente. Le sarghe ci servono a niente. Pochi. In un campo gara. Nell'altro tanti. Tanti sarghe e tante corvine. E li faremo vedere nel video. Poi in gara non le pigliamo, vabbè, un altro discorso. Però a vederli l'abbiamo vista, abbiamo visto cernie grosse, cernie piccole, abbiamo visto un po' di tutto. Però non siamo contenti. Oggi è il giorno la tana magica. Esatto. Perché ci serve. L'abbiamo. Ce ne serve un'altra nell'altro campo. Purtroppo tutte le mire che avevo negli altri campi gara, cioè delle altre gare che ho fatto, sono state distrutte. Inutili. Dal taglio. Hanno fatto del campo, ho preparato, ma la sfortuna, ho preparato tutto il campo gara dove l'hanno tagliato per 500 metri, sono fuori da, che peccato, non lo so, 10 miglia che tenevo, tutto il campo gara che avevo sulle mie. E vabbè, non fa niente, noi torniamo da zero, partiamo da zero e faremo una grande gara, comunque sarà un successo, giusto? Vabbè. Grande.
Ecco l'atleta che prepara la sua strumentazione. Ah, la pulisce La pulisce, facciamo con le vedere mani. Ecco questo bello strumento. qua. Tac, Grandissimo strumento. acceso già prima di partire. Questo è sempre acceso, deve stare, anche perché voglio Esatto. prendere i punti del posto barca. È Esatto. fondamentale, almeno questo lo ritroviamo. Senti Peppe, Ecco. ma oggi l'ultimo giorno di preparazione. Infatti Sì. oggi che giorno è? 6 settembre 2017. Yes, ultimo giorno. Ultimo giorno di preparazione. E andiamo alla ricerca della tana magica, visto che non l'abbiamo ancora trovata, tana veramente magica. Sia in un campo gara, una trovo io e una trovi tu, Va perché non bene, è che va stai qui bene. a No, pettinare le sì, è bambole. giusto, è giusto. È giusto. Adesso. Ma le tue prime impressioni su questo campionato? Vai, le prime impressioni di questo campo gara è che il campo gara è ricco di pesci, cerni, edentici, corvine, saraghi, quindi penso che il primo vincerà con 100.000 punti, il secondo ne avrà 80-90.000, noi sui 150-200 punti li facciamo anche noi. Vabbè, però noi ci Penso. accontentiamo comunque. Noi ci accontentiamo di 200 punti, siamo quarti, quinti. Questo è il nostro piazzamento. Noi puntiamo, diciamo la verità. Allora, aspetta, noi puntiamo. Cosa La puntiamo? vittoria, cioè, però ci farebbe piacere, però noi anche il secondo, anche il terzo posto, ma ti dirò che Pensare male. Navigazione verso il punto. Del mattino, meno 30 per riscaldamento. Adesso andiamo a vedere una tana a meno 32. Così, eh? Una cosa veloce. Poi andiamo a meno 34 e poi ci ritiriamo. Oggi siamo in quel di Erice. Il Ecco, nostro oggi veramente atleta. dovevamo stare a fare la gara, solamente che ci hanno visto, e noi siamo gli atleti, inquadra gli atleti. Allora, visto gli atleti e l'età degli atleti, hanno detto andate a Erice, che è più consona alle vostre età, e ci hanno mandato in questo posto arcaico, probabilmente, non lo so, etrusco. Etrusco. Dove si può stare in ritiro? Dove uno. Visto l'età, dobbiamo andare in In questo posto per ritiro. fare il ritiro prima della gara. Ecco, inquadra il posto dove andiamo in ritiro, Qui è vedi? bellino. Ecco qua, dove ci sono tutte persone della nostra età. Ricordiamo che oggi è il giorno di riposo. Questo è il giorno di riposo. Il giovedì del briefing. Dov'è il riposo? Stiamo facendo una salita esagerata e continuiamo a salire. E domani andremo a fare la gara in questo campo gara, per questo stiamo studiando. Siamo venuti dall'alto, il posto più alto in assoluto, Erice. Fai Ma hai questa è una. inquadrato? Sì, ho Dopo fatto già saliamo sulla vedere. torre per vedere le secche più importanti. Castello a mare, sì. Sì. È uguale. Pure l'acqua è uguale. Castello a mare. Quella è torre. È torre, torre annunziata. Niente, ma questa strategia di venire qua sopra, chi Perché l'ha volevamo ideata? vedere la tubatura delle fogne dove si trovavano. Esatto, e E ancora abbiamo non visto siamo. che lì ce n'è una. Quindi Esatto. noi domani che dobbiamo andare a pescare, il pesce serio lo troviamo lì alla E non ha tutti i torti. no. Ancora. Ecco, siamo in diretta dal campionato. Non è vero, ovviamente. E stiamo per mostrare i segreti della pesca subacquea. Esatto. Pre-campionato, cioè domani c'è la gara, il campionato di È pesca la vigilia, subacquea, diciamo la oggi. vigilia, sì. Esatto. Stasera, per dormire meglio, hanno deciso all'albergo di fare musica dal vivo qui sotto la nostra finestra, che Esatto. dicono, vabbè, ma finirà presto,
sarà l'una, le due, più o meno a quell'ora finirà. E noi li abbiamo guardati male. Adesso l'allievo, diciamo. Piano piano. L'atleta Tortorella. La gente scoprirà con che fucili va a fare la gara. Ci farà vedere la sua attrezzatura. Figura. Allora, questa è la mia borsa, c'è scritto Tortorella. Esatto. Ecco qua. Entriamo nel dettaglio. Sono i vari fucili che mi sono portato. Peppe, che ti sei portato? Allora, guardiamo. Questo. Allora, questo è un demultiplicato per i dentici, quindi non ci serve a nulla. Esatto. Non ne abbiamo dentici, non le prendiamo. Abbiamo deciso di non prenderli. Abbiamo ti conviene allontanarti un po', se no li vedi proprio piccolissimi. Poi abbiamo un fucile con un monoelastico. Mm-hmm. Per non lo so, non ci serve a niente. Poi abbiamo un demultiplicato 80, no? Questo è un grande fucile, Bairizzo. Qualche pesce l'ha già preso questo fucile. Questo ha preso 10 riccioli anche di 40 kg, però noi non lo usiamo, quindi neanche questo usiamo. Quindi tre gara, fucili praticamente fino ad ora non lo utilizziamo. Deve sapere che servono per prendere i pesci in gara. Esatto. Poi abbiamo questo. Questo io lo vedo. È un 90, questo è perfetto, un 90 monoelastico, mm-hmm. No? Tranquillo, comodo, facile, le cose questo neanche versatile. Sì, questo neanche lo utilizziamo perché serve per prendere i pesci. Ok. Ok. Dato che domani abbiamo questo, ecco qua, non lo so, è un cinquantino, ma se metti così storto alla telecamera la gente impazzisce, la devi tenere sempre dritta. Va bene. Allora, questo fucile è un cinquantino e questo cinquantino ci mettiamo la fiocera di Riolo. Facciamola vedere. Riolo fa delle fiocine eccezionali. Tu quale preferisci? Ecco, diciamo a Riolo, costa una cifra però ste cavolo di Riolo. Abbiamo il 6 punte. E il 4 punte. C'è anche il prezzo, non lo facciamo vedere. Il prezzo? No, guarda quanto l'ho pagato, ste caspita di cose, 17 euro e 12 euro. Allora, devo dire la verità che valgono anche di più di quello che costano, però, insomma, se cerchi un po' di ammorbidire a noi subacquei, questo costo è meglio. Poi abbiamo, stai dicendo, questi si montano sul fucile corto, che servono proprio per piare i pesci in tana, però questo fucile noi non lo usiamo perché serve per prendere i pesci. Esatto. Quindi domani mi domando che andiamo a fare a mare? La domanda sorge spontanea. Perché andare a mare? Perché noi speriamo sempre del colpo di fortuna. Esatto. E quindi dobbiamo decidere che fucile avere in mano. Beh, abbiamo anche un altro elemento. Ah sì, abbiamo un fucile che non è mio. Mai usare in gara fucili che non sono i tuoi. Quindi abbiamo portato anche un fucile di Simone e mostriamo subito. Ecco, guardate il casino in questa stanza. Perché Simone è peggio di me. Guardate. E ho detto tutto. Questo è di Simone. Questo è un fucile, che cos'è? È un grandissimo fucile. Un grande fucile con elastici, c'è tutto, anche la fiocina. Sì, è buona, ecco, nuova. Noi diciamo. Probabilmente, ecco, la utilizzeremo così. Per perdere i pesci. Per questo qui, perché per non fargli male. Esatto. Hai capito? E questa è la nostra tecnica di domani. E pensate che tutti verranno addosso a me, almeno molti. Non si sa il motivo. No, il motivo si sa, perché sono un po' pazzi, perché nel lontano 1991 ho vinto un campionato di pesca subacquea qua. Non fanno i conti col fatto che sono passati quanti anni? Una ecco, cifra, oltre 26 anni. Dopo 26 anni, io dico, ma voi subacquei, pensate che ci siano ancora i pesci nello stesso buco? Non c'è mai andato nessuno. È di così, però è un miracolo. Quindi questo miracolo a noi non ci capita. No, esatto. E quindi noi domani andiamo e facciamo la pioggia. che cosa ci buttiamo? Abbiamo un sacco di tempo, abbiamo 5 ore. Sì. Allora, tanto stasera non si dorme perché stiamo a pensare che fucile usiamo domani. Mo, con quale fucile non vogliamo prendere i pesci, ma lo dobbiamo caricare. E quindi niente, resta questo il dilemma fino a domani. Oggi è il gran giorno, ragazzi. Sì, mi sto dopando. L'atleta si sta concentrando. Una bevanda energetica al limone. Adesso prendo una bella barretta, credo alla pasta di mandorla. Questa è la mia colazione. E poi giù a 32 metri il primo tuffo. Facciamo vedere un po' l'organizzazione. L'organizzazione, questi sono tutti i gommoni. Prima della partenza, alza la voce perché sta dentro al...
No. Questo è il centro del campo gara. Non è il centro del campo gara, da qua partiamo. Siamo davanti all'albergo ancora. La partenza sarà al centro del campo gara. Campo gara questo qui è circa... Quanto è grande? Diciamo 12 km, circa 6-7 miglia. C'è la tensione che si taglia con il coltello. Sono stato dei migliori. L'atleta è lì. Facciamo vedere. La prima carica del fucile è successo questo. È un fucile praticamente inutilizzabile. La di Pepper. Meta Tortorella che è appena finito una grande prestazione. Facci vedere il pescato, signor Tortorella. Saraghi, bei pesci. Sì. Una bella corvina. Allora. Altri bei saragoni. La penalità è 260, 266. Vabbè. Che facciamo? Non ne abbiamo penalità. Non ne abbiamo. Siamo qui riuniti col maestro Tortorella che cerca di riparare un fucile. Maestro, ma ci può dire com'è andata la giornata? Come è iniziata? Allora, come è andata? Come hai condotto questa giornata di campionato? Non pensavo di fare questo risultato, perché non che pensavo. Risultato? Perché i nostri telespettatori ho vinto non oggi, lo sanno. Oggi ho vinto. Ma non credo per merito mio, ma per un fatto tecnico. Gli altri sono troppo scarsi. Devo pensare solo così. Però racconta dall'inizio com'è andata la tua gara. Sì. Appena buttato, prendo il fucile, carico, si rompe l'elastico. Facciamolo vedere. E non si rompe alle legature, si rompe qui, non si è mai visto. Si è spezzato. Si è spezzato, sembra tagliato di netto. Ma. E quindi è iniziata un po' male. Poi non abbiamo trovato i pesci che dovevamo trovare. Tra l'altro noi rimetteremo il video dei pesci che c'erano e non c'erano. E poi niente. È andata così. Vabbè, alla fine quanti pesci? Alla fine ho preso i validi 9 pesci, 3 specie. Più un gronco che praticamente... un gronco che peso minimo doveva essere 2 kg e invece il nostro era 1 kg, 9,60. Cioè assurdo. Vabbè. Comunque non fa niente. Siamo primi in testa e quindi questo ci deve bastare. Domani. Domani un altro giorno si vedrà. Si vedrà. Aros. Seconda giornata, ragazzi. Oggi c'è un po' di mare. Attento ai gommoni. Però non troppo, forse ieri ce n'era di più, Diciamo. Come barcaiolo, come ti senti oggi? Fuso e proteso per la perfezione stilistica? Sento un po' in tensione per questa bella onda che c'è. Però faremo del nostro meglio. La patente ce l'hai? La patente ce l'ho, quella della macchina però. Va bene, per qua va bene. Ragazzi, siamo di ritorno da una grande... Sì, una grande prestazione. Una grande prestazione del signor Tortorella. Adesso arriva il Fight Creek. Adesso arriva anche abbiamo Massimo Esposito. Questo è il gommone. Siamo nel traghetto per Napoli.
Tortorella è abbastanza soddisfatto. Anche Esposito non si lamenta con la sua merenda. Non si lamenta perché si è qualificato. Merenda. La nostra merenda. E adesso si sale su in cabina. Ragazzi, qui siamo con il signor Tortorella che si è classificato in terza posizione. Buonasera. Medaglia di bronzo al campionato svolto a Trapani. Campionato di Serie B. Campionato di Serie B, perché non è la Serie A, chiaramente. Ma è un passaggio per entrare nella Serie A. O anche campionato di qualificazione. È un campionato italiano, lo chiamo campionato italiano, ma in effetti è una qualificazione per i campionati di prima categoria, quelli che chiamano assoluti. Peppe, parlaci un po' del tuo campionato, del tuo punto di vista. Ah, la logistica era perfetta perché stavamo in un hotel che era sul mare e al centro del campo gara aveva il porticciolo, e quindi diciamo gli diamo un 100% per comodità. Per quanto riguarda invece la gara, dalla preparazione, il campo gara pure ne parliamo molto bene, perché il campo gara era perfetto, perché potevamo cercare un po' in tutte le aree, erano un po' tutti i tipi di fondali, ci stava dal granito al grotto, e era per tutti, sia in basso fondo che per una certa profondità. Quindi diciamo che gli diamo un 100% anche alla logistica del campo gara. E invece, quindi, per quanto differenza riguarda preparazione giorno della gara, la preparazione gara, noi non l'abbiamo fatta molto bene perché siamo partiti in ritardo, abbiamo avuto anche del mare agitato, e quindi diciamo che non abbiamo potuto preparare per tutti i giorni possibili, e ci siamo limitati a cercare molto con scandaglio e diciamo poco sott'acqua rispetto al passato, anche perché oggi, diciamo la verità, i scandagli ci danno una grossa mano, perché sono fatti in modo veramente egregio. E per quanto riguarda la gara, vuoi sapere anche come è andata la mia prima giornata? La prima giornata, la seconda soprattutto. C'è stata anche una seconda? Sì. Non mi ricordo, questa la saltiamo. Allora, la prima giornata, diciamo, non abbiamo trovato molto di quello che avevamo trovato, però ci è bastato per vincere. Noi metteremo anche i video dei posti che... Ah sì, sì, mettiamo i posti che siamo, sì, tutti quanti vogliono sapere dove siamo andati a pescare. Mettiamo anche il punto GPS. Anche il punto GPS metteremo. E per quanto riguarda la prima giornata, avevamo due tane importanti con Corvino e Saraghi. Noi pensavamo che bastasse una sola di queste zone per chiudere Saraghi e Corvino. Purtroppo non le abbiamo trovate in gara. C'era messa corrente e anche mare. Temperatura dell'acqua in superficie 26 gradi, sul fondo, perché io ho pescato mediamente sui 31-32 metri tutte e 5 le ore, ci stavano 16 gradi, quindi uno sbalzo di temperatura notevole. E per quanto riguarda la seconda tana, è andata abbastanza bene perché siamo riusciti a prendere più o meno una buona parte dei pesci che... Sì, le corvine non le abbiamo trovate, abbiamo trovato corvine molto grosse. Però insomma, abbiamo preso alla fine 9 pesci validi, sì, che ci hanno più consentito. Un gronco quasi in peso. È un gronco, purtroppo doveva essere 2 kg, il nostro era 1,9 kg, quindi per 40 grammi. Può essere qualche pezzo. Vabbè, la seconda giornata invece che... C'è stata la seconda giornata? C'è stata. Non l'ho vista. Non c'ero. Nella seconda giornata non c'ero.